foresta di Arden esiste ancora, sì. È un luogo vicino alla città che compare in tante commedie shakespeariane. Ed è stato un percorso che ha accompagnato Arte Salute in tutti questi 20 anni di lavoro, in realtà, perché abbiamo cominciato con Il sogno di una notte di mezz'estate, poi A piacer vostro, poi La dodicesima notte e infine questo ultimo spettacolo che si chiama addirittura La foresta di Arden. Un luogo vicino alla città, vicino alle nostre città, che sono circondate da periferie nelle quali la vita non è così allegra come nei centri delle città. In realtà il nostro lavoro è stato sempre un po' quello con Arte Salute di andare a cercare nuovi racconti, nuovi soggetti di racconto al di fuori degli steccati della nostra cultura un po' troppo protetta, forse un po' troppo chiusa in sé. E così la foresta di Arden è stato per noi il luogo delle metamorfosi, delle visioni, delle allucinazioni, di tutto ciò che si può trovare fuori, nelle periferie sterminate che ci sono nel nostro mondo contemporaneo, e poi riportare questi racconti nel teatro. Io sono molto più di Prospero, padrone di quest'isola disabitata. In tutto questo lavoro abbiamo tenuto conto di ciò che è successo nel nostro mondo in questi ultimi anni, un mondo che non è più come era prima. E in questo ci siamo lasciati un po' trasportare e abbiamo quindi immaginato un mondo che segue un grande uragano. E in questo la tempesta come testo regge benissimo, perché in realtà è una ricostruzione della vita di un uomo, di Prospero, un anziano mago che vive su un'isola disabitata, è stato spodestato da Milano e in questo suo percorso di ritrovamento della sua vita riesce a mettere tutto in ordine nel giro di 2 ore. E in un posto, Spiritello, qualcuno è riuscito a sfuggire alla follia in questo finimondo? Arte Salute è un mondo abbastanza strano, nel senso che nasce dalle esigenze incrociate di alcuni psichiatri, miei amici e le mie, quelle di uscire dalla chiusura dei teatri e andare a cercare nuove persone, nuovi racconti, da una parte, e dall'altra l'esigenza anche di cercare di dare a persone che hanno perduto la loro centralità, la loro possibilità di crearsi una vita e di essere autonomi anche dal punto di vista economico, un lavoro. Questo abbiamo cercato di fare e devo dire in questi 20 anni ci siamo abbastanza riusciti. A parte il successo dei nostri spettacoli che ha sicuramente aiutato, ma soprattutto la nostra pervicacia in perseguire questo obiettivo. Arte Salute ha un suo stile e infatti è riconoscibile dal pubblico per questa sua dimensione molto particolare, di attori molto particolari, ma che sono oggi degli attori a tutti gli effetti.